Torna la missione di pace, lo spazio su RTL 102.5 in collaborazione con l'esercito italiano. Stamattina abbiamo con noi il colonnello Pietro Romano, che è il comandante del 5° Reggimento Genio Guastatori. Colonnello, benvenuto e buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Allora, nei giorni scorsi noi abbiamo purtroppo sentito dalle notizie di cronaca di forti ondate di maltempo che hanno colpito il sud Italia, prima la Calabria, poi anche la Sardegna. Specialmente abbiamo visto delle scene davvero spaventose dal comune di Bitti. Allora, colonnello, ci racconta cosa è accaduto la scorsa settimana e cosa ha fatto l'esercito per affrontare questa emergenza? Sì, sabato 28 novembre Bitti è stata letteralmente travolta da fango e detriti e purtroppo ci sono state 3 vittime. Su richiesta del prefetto di Nuoro l'esercito è intervenuto immediatamente, il giorno stesso. È ormai una settimana che lavoriamo con 50 militari e 25 mezzi del 5° Reggimento Genio Guastatori di Macomer e del 152° Reggimento Fanteria di Stanza a Sassari. Entrambi i reparti appartengono alla Brigata Sassari. Abbiamo liberato abitazioni, negozi, la piazza principale del paese e alcune strade da fango e detriti. Da domani cominceremo i lavori di una viabilità alternativa ad un ponte crollato e questo consentirà di sbloccare alcune attività produttive in un'area industriale e artigianale di Bitti. Colonnello Romano, non è una novità che l'esercito italiano sia impiegato in attività di soccorso alle popolazioni colpite da eventi naturali. Questo succede da tantissimi anni ed è una cosa importantissima per il nostro paese. Ce ne vuole parlare brevemente? Sì, possiamo ricordare negli ultimi anni il terremoto dell'Aquila, il terremoto di Amatrice, per rimanere in Sardegna, l'alluvione che colpì la Sardegna orientale nel 2013, l'esercito, in particolare il Genio militare, intervenne con le imbarcazioni in dotazione e con mezzi del Genio. L'esercito è un'organizzazione strutturata e poliedrica, quindi utile anche in caso di pubbliche calamità, sempre chiaramente non da soli, ma nell'ambito del sistema di protezione civile. Certo, è un lavoro di concerto in cui l'attività dell'esercito, che è importantissima, si inserisce. Colonnello Pietro Romano, comandante del 5° Reggimento Genio Guastatori. Ecco, voi avete questo nome particolare che evoca tante cose. I reparti del Genio, abbiamo detto, sono una componente dell'esercito, opera a contatto con la popolazione e con le istituzioni locali. È corretto? E poi più in grande, che cosa fate? Di cosa si occupa il Genio Guastatore? Beh, il Genio Guastatore chiaramente si addestra quotidianamente per le funzioni della mobilità, contromobilità e protezione, quindi funzioni specifiche che servono per la difesa del paese, ma quotidianamente lavoriamo con la popolazione civile a favore della popolazione, per esempio per la bonifica di ordigni bellici che purtroppo sono ancora presenti su tutto il territorio nazionale. Sono ordigni che risalgono prevalentemente alla Seconda Guerra Mondiale e sono tuttora pericolosi per la popolazione, quindi noi interveniamo, per esempio in Sardegna abbiamo già svolto numerosi interventi nel 2020 e devo dire che la popolazione si sente rassicurata quando vede l'esercito che interviene, per esempio sabato 28 novembre, quindi la sera del disastro a Bitti, una signora si trovava senza luce, senza acqua e chiusa all'interno della sua abitazione con la porta sbarrata dai detriti e i militari l'hanno liberata, sono riusciti a liberarla. Lei ha aperto la porta e ci ha detto che Dio vi benedica, siete degli angeli. Chiaramente non è così, questo è il nostro lavoro, lo facciamo con senso del dovere e con generosità. Questo è il lavoro dell'esercito che interviene quando la popolazione ne ha più bisogno. È stato davvero prezioso questo racconto, quindi grazie davvero al colonnello Pietro Romano, il comandante del 5° Reggimento Genio Guastatori. Un grande in bocca al lupo per il vostro lavoro. Grazie. Grazie.